Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale da Bilbo Baggins. Oggi sono andato al mare, sono uscito in barca, vado a fare un po' di metal detecting in mare. Sono in una zona, come vedete dietro di me, di atolli, di dune sabbiose che si trovano nel nord-est dell'Adriatico. Qui di solito vengono tantissime persone fuori in barca a fare il bagno, a divertirsi. Guardate oggi che domenica, l'infinità di barche che c'è dietro di me, tutti quei puntini là sono barche. Qua è molto facile che la gente perda oggetti, perdono soprattutto monete, maschere, telefonini. Vi ricordo subito di lasciare un like per il video, iscrivervi qui sotto al canale, qui trovate il mio link Instagram per vedere tutte le fotografie della giornata. Oggi sono con un Vibratector 740, un metal detector facile adatto per lo snorkeling. Quando mi immergerò, lui è un pulse induction, quindi rileverà tutti i metalli che ci sono. Noi ci vediamo come al solito alla fine del video per i ritrovamenti. Divertitevi! The
Eccoci qua amici, sono rincasato. Le registrazioni video di oggi non sono state semplici perché il mare era particolarmente mosso. Vedete anche voi come c'era uno spostamento di sabbia, delle turbolenze, un po' di onda, c'era quel vento fastidioso. Spero di avervi portato comunque una buona qualità di video anche oggi. I ritrovamenti sono stati abbastanza consistenti perché si parla di molte tipologie e varietà di oggetti ritrovati. Era la prima volta oggi che provavo quel tipo lì di maschera con quell'attacco alla telecamera. Leggermente già con i primi tuffi in acqua si è spostata. Avete visto che certe scene sono andate fuori inquadratura come centro. Mi dispiace, andrà meglio la prossima volta, ve lo prometto. Questa era infatti la mia prima esperienza con quel tipo di supporto per GoPro e non è stato facile. I ritrovamenti di oggi sono stati questi, vedete ci sono alcune monete recenti come questi euro, poi ci sono delle monete vecchie, ci sono ad esempio lire come questa, lire 1965. Quindi ha i suoi anni. Questa qua è ancora più vecchia, è un buono da una lira del 1922.
una moneta poi qua oppure un gettone, non riesco a capire, talmente ossidato, guardate, che non si riesce a capire proprio la sua natura, la sua origine. Può essere che sia un gettone anche telefonico o da doccia. Qua vediamo classici braccialetti da bambino o da ragazza, di quelli che si vendono nelle spiagge. Qua c'è uno talmente vecchio che ha subito un'incrostazione simile, guardate. Una piccola croce in argento. Questo è l'unico anello che ho trovato. È un anello molto pesante. All'interno c'è una microscritta tungsten, quindi deve essere tungsteno, non è assolutamente acciaio, perché ho provato anche a rovinarlo, scalfirlo. È veramente rigido ed è un materiale assai pesante. Immondizia solita, un piombo con attaccati tre ami da pesca, quindi quello lì, se ve lo prendevate nei piedi in spiaggia, vi facevate molto male, l'ho eliminato dall'ambiente. Classica macchinina da bambini, un paio di occhiali da vista, questi, guardateli, penso che non siano recenti, sono molto ossidati nel cerchio. Una maschera da sub, persa da forse un bambino, un ragazzo, non si sa. Di solito escono fuori tante tante maschere durante una stagione. Qua sotto abbiamo un pezzo di costume da bagno, probabilmente di qualche signora che l'ha perso, con ancora i gancetti. Suonavano questi. E questo orologio qua, molto carino, ma non funziona, è fermo. C'ha leggerissimi segni di ossidazione qua dietro sugli agganci. Un Swatch. Speriamo di rimetterlo in funzione. Con una specie di elastico, quindi un acciaio elasticizzato. E per quanto riguarda il settore, diciamo, bellico di guerra, abbiamo questi proiettili che ho rinvenuto. Si tratta di un classico shrapnel, prima guerra mondiale, e due ogive che non so identificare. Quindi se avete qualche idea potete dirmi cosa sono. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, se siete stati soddisfatti lasciate un like qui sotto, iscrivetevi al canale, condividete i miei video. Qui a questo link trovate tutte le fotografie, visitate quindi il mio canale Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video.